della non fosse più competitivo non lo scopriamo certo oggi. Poi in Italia tutto esplode quando ti sbattono fuori i mondiali al primo turno e alla fine se ne accorgono tutti, però è solo una coincidenza. Sono anni che purtroppo si viveva la giornata e il risultato è questo, ora si volta pagina, come quando finisce un ciclo, è finito un ciclo, poi a voi ai giornalisti sportivi il compito di tirare le somme, di raccontare la storia degli anni che abbiamo alle spalle con vincitori e vinti, con sconfitti e con i meriti. Noi oggi abbiamo il dovere, ed è il motivo per questo incontro, la genesi di questo incontro ha un altro obiettivo, cioè quello di considerare lo sport come produzione di valore, come la capacità di una società che è cambiata di trasformare una valenza sociale che c'era, c'è e ci sarà sempre quando si parla di sport, in costumi che sono cambiati, in comportamenti che sono cambiati, in una vita di tutti i giorni che è cambiata, e penso che non abbia più senso non mettere in discussione la legislazione concorrente che c'è oggi tra Stato e Regioni sullo sport, e quindi io mi auguro che dal dibattito venga fuori la necessità di riportare lo sport in capo allo Stato, anche con le responsabilità dirette che lo Stato ha. Mi piacerebbe non vedere lo sport relegato al sesto o settimo posto quando si parla di cultura, scuola, istruzione, ricerca, tutte cose fondamentali che saranno sempre più prioritarie delle priorità legate allo sport. Siccome lo sport nelle commissioni parlamentari, nell'attività anche dei governi, delle amministrazioni territoriali è dentro sempre il tema cultura, ecco, io vorrei che diventassero due vere priorità ma non in competizione tra loro. Quindi da questo punto di vista la politica deve rinnovarsi come si sta rinnovando lo sport.